Amici, buonasera, Armando i microfoni. Siamo insieme alla Elisabetta Piastri. Altra grande fatica, un altro lavoro. Dopo il condominio 2012 ci affrontiamo un altro tema molto scottante, bello, piacevole, poi lo vedremo nelle esecuzioni. Altra fatica, come dicevo, tra i suoi colleghi, amici, insomma, che vi dilettate dell'arte del teatro, un teatro che dà sempre emozioni importanti e piacevoli. Ci racconti un po' questa nuova avventura? Ma è l'avventura di sempre, un gruppo di amici, prima colleghi che poi sono diventati amici, che si riuniscono una volta alla settimana e inventano attraverso l'improvvisazione una storia. Abbiamo inventato una storia veramente 2 anni fa, l'abbiamo scritta, quindi adesso è un po' anacronistica, però tratta della Lega, di un leghista sfegattato che ha delle varie peripezie nella sua famiglia, nella sua vita. Ecco, noi ci divertiamo molto quando recitiamo, quando recitano, anche se con alti e bassi è faticoso, abbiamo trovato parecchie difficoltà ed è per questo che non siamo andati in scena l'anno scorso, ma quest'anno, quindi è un anno e mezzo che noi lavoriamo su questa commedia che si intitola Il cuore verde del Riccardo. Un tema politico, un tema dove oggi vediamo realmente problemi seri perché ci stanno un po' attanagliando tutti per queste scelte di governo. Ma voi quando iniziate a fare queste scelte, questi percorsi che sono poi uno studio abbastanza approfondito e non, perché fra il divertimento e la battuta viene fuori poi la vera scena del teatro, dove lo provate a lavorare insieme mentre bevete un caffè, mentre dialogate al telefono, che so che voi lavorate in un call center, la call e call, perciò anche voi lì, insomma, dove trovate fra una telefonata e l'altra? Ma lo spunto lo prendiamo intanto dalla vita reale, no? Quello che capita, ci viene in mente un argomento e poi attraverso, noi ci riuniamo una volta alla settimana e improvvisando ci vengono in mente le idee, ognuno dice la sua e poi le cuciamo insieme cercando di, come dico sempre io, la commedia deve essere tonda, deve avere un inizio, una fine e anche un qualcosa da dire, un piccolo messaggio. Tutto questo condito da risate, da battute un po' anche un po' piccanti. Comunque per noi è soprattutto un gioco. Ecco, il teatro è veramente un gioco. La moglie del Riccardo che non sa fare la cassola. Proprio una bella figura di merda. Oh, Riccardo modera il linguaggio, eh. E comunque non mi puoi obbligare perché sono 3 anni che mi tormenti con quella gara. E sono 3 anni che la vinciamo e io quest'anno la voglio vincere, è chiaro? E poi ci pensi, amore. Sarò premiato da Umberto in persona. Per me è di fondamentale importanza. Ginevra. Ginevra. Senti, Ginevra, io ti ho sposato proprio per questo nome. Così regale. Così svizzero. E tu con un nome del genere mi dici che non sai fare la cassola! Non ci siamo mica, ma non sei mica tutto a posto. Ma sei solo pazzo, sei un invasato, sei. Lo sai cosa ti dico io, eh? Lo sai cosa ti dico io? Io di secondo nome mi chiamo Immacolata. Ci senti bene? Era di Crotone! Che Crotone! Immacolata! Di Crotone! Pure di Crotone! Gioco delle parti, gioco del chi sta a ascoltare per divertirsi e voi per creare questi momenti felici anche di passione anche teatrale, perché chi viene a vedere il teatro è appassionato, insomma, vuol vedere la scena e nella scena la farsetta. Quali sono le soddisfazioni migliori e
che ha provato in queste sue scelte, fra le commedie che ha fatto? Ma le soddisfazioni è che sono, cioè noi abbiamo delle idee, no? Poi le mettiamo in pratica e come d'incanto all'improvviso coincide tutto, cioè il puzzle viene fuori, ma viene fuori secondo me magicamente, perché all'improvviso mi ritrovo la commedia fatta, nonostante all'inizio sembrava impossibile. E poi noi soprattutto ci divertiamo, lo ripeto, perché portiamo, ognuno di noi porta qualcosa. Forse io sono quella che cuce, ma cuce tutto quello che hanno, che dicono loro, io cucio, perché io posso mettere qualcosa, ma in realtà è tutta farina del loro sacco. E quindi è bello per questo, perché alla fine ti trovi il lavoro pronto, fatto, e non sai perché, non capisci com'è possibile che sia riuscito. E quindi per noi andare in scena è veramente una magia, perché è un lavoro nostro, proprio che ce lo sentiamo nel sangue, nelle vene, ecco, tutto qua. Grazie. Nel tanto che ti trovi in Italia? No, io da poco qui in Italia, scappato in Romania, brutta situazione, no lavoro, tutti ammazzano, spacca bottiglia in testa. Ma invece Italia invece è bellissima, e la pizza, il sole, il mare, ma soprattutto gli è bonga bonga. Tu, signor Ignazio, fa bonga bonga così? No, è stato operato di prostata. Paese, sì, tutti sì, operati. Sì, sì, senti, sarà meglio parlare di lavoro. Senti, caro, come hai detto che ti chiami? Dragostea. Ok, allora, Dragostea, devi iniziare a pulire il giardino da sotto la tua strada. Come hai previsto, è cresciuta molta erba. Ah, sai, io so già tutto. Ho parlato con il signor Riccardo, il tuo piano di sotto. Era un uomo molto strano, molto nervoso. E ci credo, avrei voluto vederlo. Sì, ma io sicuro che alla fine lui vorrà me bene, ne sono sicuro. Sì. Ci vorrebbe un minuto. L'anno scorso il condominio 2012 vi ha dato veramente grandi soddisfazioni. So che avete rappresentato anche in altre parti questa commedia, perciò penso che il sale ci sia e realmente possa dare dei risultati eccezionali, come lo vedremo questa sera. Ma io lo spero, io credo che tutto quello che si fa con passione, con amore e con rispetto anche, perché noi siamo un gruppo veramente ben affiatato, e tutto quello che viene fatto con passione riesce bene, può piacere e non piacere, però io credo che quando c'è il divertimento e c'è quella scintilla, no, di emozione, le cose poi vengono da sole, non è una cosa difficile. Io dico sempre a loro, dovete essere disinvolti, voi stessi, non abbiate paura di sbagliare, qualsiasi cosa capita il pubblico lo capisce e siamo uniti per questo, ecco, la prendiamo, la tensione c'è, soprattutto ora, ma il bello, io dico sempre, è il prima. Quando poi si va in scena sfuma tutto, è come quando si prepara un matrimonio, no? Si prepara per 6-7 mesi e poi in un giorno vola via tutto. Qui uguale, noi il giorno proprio della commedia, le ore precedenti sono piene di emozioni. E poi vola, il tempo vola, queste due ore volano, però è bellissimo, insomma, noi ci divertiamo tanto. Yeah.
la solita storia, c'è la gara della cassola e per 3 giorni non si respira. Non ti dico la puzza che ho sugliato, un delirio. Ho vergogna perfino di uscire di casa. Ma se sei sempre profumato come una rosa. Sì, ma tu mi dici solo per farmi piacere. Ma io la puzza la sento, eh. E come? Porta pazienza. Tornando invece al gruppo, quanti siete? E poi una cosa importante, è un costo zero. Soprattutto grande volontariato, grande piacere di calcare il palcoscenico. Sì, è sicuramente. Noi siamo in 10 intanto, rispondo alla prima domanda. Siamo in 10 di varie età, c'è un ragazzo giovanissimo che ha 24 anni e ci sono persone più attempate tipo me e l'Antonella, però siamo di tante età. Senza scopo di lucro, per puro divertimento, quindi quello che facciamo lo facciamo, è naturale, facciamo pagare un piccolo biglietto perché abbiamo delle spese, l'impianto luci, i microfoni, la console della musica, insomma spese ne abbiamo, però non abbiamo assolutamente velleità di volerci guadagnare, siamo solamente un gruppo amatoriale che ama stare insieme, divertirsi e esibirsi davanti a un pubblico amico. Questo povero ragazzo che viene su, non abbiamo niente da offrirgli. Beh certo, le spese sicuramente ci sono, ma questa sera allora lasciamo tutto al sipario, che si apra questa bella commedia, Riccardo dal cuore verde. Sì, io faccio in bocca al lupo ai miei attori e dico a loro di stare tranquilli, di essere disinvolti, perché io dico sempre siamo un branco di matti, no, non siamo insieme a caso, dico solo vada come vada, l'importante è divertirsi. Grazie per questa intervista. Grazie a lei Betty, allora al sipario. Grazie. Di nuovo.